Bentrovati amici di Roma Ora! Ciao a tutti ragazzi, oggi fa molto caldo e ancora una volta vi portiamo in un posto fresco, posto che da poco ha messo dei tavoli in un luogo veramente esclusivo. Andiamo! Piazza Collegio Romano, Via della Gatta, entriamo all'interno di Caffè Doria, bistro e cocktail bar. Vi avevamo già portato qui per l'inaugurazione, guardate questo luogo veramente affascinante con questa bellissima fontana con gli emblemi della famiglia Doria e Pampili. Perché? Galleria d'arte Doria Pampili, perché siamo all'interno esattamente di Palazzo Doria Pampili. Sentite questo? Da qui si sale su verso la galleria. E l'apertura del Caffè Doria ci permette di poter vedere degli spazi che una volta non erano accessibili a tutti. E fa anche molto fresco, qui c'è anche, ci possiamo spiare il giardino. Qui c'è uno dei giardini. Il palazzo da poco restaurato, non internamente, come potete vedere, fuori è, poi ve lo facciamo vedere, tornato alla sua originale bellezza. Ma adesso andiamo a vedere dove ci andiamo a sedere. Guardate quanto è bello questo atrio. E il nostro percorso prosegue lungo questo passaggio. Da qui l'ingresso agli appartamenti segreti. Prossimamente magari vi mostreremo anche quelli. Ma per il momento perdiamoci qui negli spazi affascinanti di Palazzo Doria Pampili. Ed eccolo qua, il suo incredibile cortile. Grazie. Guardate che meraviglia. Guardate la bellezza di questo cortile, con la sua fontana, e il campanile che si vede lì in alto è quello di Santa Maria in Via Lata, che adesso non vi mostriamo da un po' perché è sotto restauro. Parlo della chiesa. Adesso andiamoci ad accomodare. Aggiungiamo Marco. Guardate dove vi portiamo ragazzi. Come vedete, la bellezza di questo posto, il suo fascino è proprio questa vista sul chiostro all'interno del palazzo. E devo dire, un servizio impeccabile di gran classe. Adesso vedremo com'è la qualità. Io mi butto sul ceviche di tonno e ricciola. E io ti seguo molto volentieri. E poi, per rimanere sempre con una cosa fresca, questa insalata con gamberi rossi, mango, cracker di quinoa e crema di mais. E io, giusto per restare fresco, ravioli alla carbonara. Come potete vedere, i prezzi sono molto alti, ma siamo in un posto esclusivo. E quindi Roma Ogni Ora, tanto, giustamente, una volta al mese, ragazzi, ce lo concediamo. Abbiamo preso anche un vino biodinamico, biologico, il Follia. Un blend del Lazio. Guardate che bel colore, a Roma Ora. A Roma Ora. Com'è? Ideale. Molto ideale. Interessante. Ecco la cevice servita con cubetti di anguria, e leggermente marinata, e questa cialda sopra americana. Un piatto molto fresco e bello anche a vedersi. Andrea attacca. È appagante? Freschissima, è un'esplosione di sapori in bocca. Guardate la freschezza oltre che la bellezza. Il sapore è meraviglioso, felice. Veramente complimenti allo chef Mazzotta. Questi ciliegini, datterini gialli con un po' di menta.
un po' di cipolla. È una grande esplosione mix di... straordinario, inebriante. Eccoli qua appena arrivati i miei bellissimi raviolini alla carbonara, c'è poco da spiegare, fatti in casa, meravigliosi. E qui invece un'insalata, una misticanza di gamberi rossi di Mazzara del Vallo, mango, crema di mais e cracker di quinoa. Molto bene, quindi tu sei rimasto... un piatto fresco, estivo e sei rimasto molto più fresco ed estivo. Ed io invece non riesco a resistere, ragazzi, quando leggo carbonara... Buonissimo. Non posso fermarmi. Buonissimo, fresco anche questo, un mix di sapori veramente da provare. Allora... volevo a vedere che bello la sezione di Allora. Mamma mia, si sente tutta la mano dello chef, eh? Ve lo dico io, ottima scelta. Spettacolare, veramente spettacolare. E qui la mia bella misticanza. Salutiamo questo posto magico ricordandovi che oltre al pranzo, dove si può prenotare, c'è l'aperitivo che parte dalle 18, però dalle 18 alle 21. Alle 21 ed è solo aperitivo. Praticamente quello che vedete è il Caffè Dore che ha spostato le sue offerte in questo incredibile chiostro, però rimane tutto come prima, quindi non c'è la possibilità di cenare, no. Solo di avere un bel aperitivo molto... Beh, comunque è una pericena, ragazzi, esatto. C'è una vasta scelta. Oppure il pranzo qui, in questo chiostro straordinario. E vedete, cari amici, usciamo quindi da questo meraviglioso chiostro, da questo bellissimo cortile, che ci porta dove? Indovinate dove? Qui, su Via del Corso. Guardate che caos, che cambiamento. Ecco, la pace all'inferno, lì giù. Altare della Patria, Piazza Venezia, e qui ovviamente molti lo conoscono, appunto l'ingresso principale, quello di Palazzo Doria Pamphili, perché qui c'è anche la Galleria Doria Pamphili. Certo, uno può prendere il biglietto e visitare questa galleria strepitosa con opere, sì, capolavori da Bruegel, Caravaggio, Raffaello, insomma tantissime cose. Noi invece adesso ci salutiamo qui dalla via Alata, la chiesa che è sotto restauro e che aspettiamo riapra presto, perché anche essa contiene tanti tesori. Vedo i turisti molto affaticati. Ebbè. Via Alata. Bene ragazzi, siamo fatti questo bellissimo pranzetto al fresco in questo luogo veramente esclusivo. Noi ci vediamo al prossimo video. Questa, come sempre, è Roma Ora. Roma mentre accade.